È stato possibile cambiare, lo abbiamo dimostrato, l'hanno dimostrato soprattutto i cittadini di Sassano che avevano una gran voglia di cambiare e di cominciare un nuovo ciclo. Abbiamo una grande responsabilità, ma soprattutto abbiamo sentito e ho sentito l'affetto dei cittadini di Sassano. Certamente non li deluderemo, ce la metteremo tutta perché Sassano ha bisogno di una nuova stagione, Sassano merita una nuova stagione e devo dire veramente ringraziare tutti perché sono stati tutti tanti degli amici del comitato, ma tanti amici di Sassano hanno dimostrato un affetto e una voglia di cambiare incredibile. Quindi a loro va il mio più vero e sincero ringraziamento. Appena avuto l'ufficialità, il primo grido qui al comitato, la liberazione, c'era proprio tutta questa voglia di cambiamento. Questa è stata una battaglia di libertà, io lo risottolineo perché lo dobbiamo dire, Sassano aveva bisogno di dovevamo riprenderci la nostra libertà, riprendere un cammino che appartiene ai cittadini di Sassano e penso che da oggi comincia una nuova fase, una nuova epoca, si volta pagina, si cambia pagina, il cambiamento significa questo, significa soprattutto che i cittadini di Sassano devono ritornare ad essere orgogliosi di essere sassanesi e soprattutto devono ritornare ad essere liberi nelle scelte, nelle decisioni. Voltiamo pagina. Basta. La prima cosa che il sindaco Pellegrino farà per il comune di Sassano. Ho promesso che cambiavo la serratura del comune di Sassano, la chiave. Quindi cambieremo la chiave, però faremo tante tante cose belle e buone, quindi c'è un grosso lavoro da fare, ma vogliamo essere un modello di efficienza amministrativa, un modello di capacità e soprattutto, visto le tante belle risorse umane che abbiamo, sono assolutamente ottimista e fiducioso. Tommaso, un giovane, un ragazzo, una lista fatta di giovani che ti hanno sostenuto, però qui c'è anche la tua famiglia, insomma hai raccolto consensi un po' ovunque. Sì, grossi consensi, ma una lista fatta di giovani, di grandi esperienze, di grandi capacità, devo dire, veramente abbiamo messo il meglio che si poteva mettere insieme, ma anche perché noi ci siamo preoccupati anche della fase amministrativa, non solo di vincere, perché eravamo certi che i cittadini di Sassano lo capivano che questo gruppo, questa squadra poteva dare qualcosa al nostro paese e noi la daremo, questo qualcosa la daremo con determinazione, con convinzione e sono certo che tante cose cambieranno tante cose nei modi fare politica, nei modi di scegliere, nei modi di fare amministrazione e le capacità non mancano, sono straordinarie, devo dire che veramente ci sono un gruppo e delle persone che hanno dimostrato grandi competenze, grandi qualità.